ma che copre le cose principali per quanto riguarda la parte di processamento del linguaggio naturale. E, ma prima di, di farlo, parliamo un attimino delle piattaforme conversazionali, brevemente. Sono piattaforme per la compressione del linguaggio naturale, per sviluppatori principalmente, tipicamente basate su piattaforme cloud, e sono pensate per progettare e integrare delle... Eh, delle interfacce vocali o comunque conversazionali dentro applicazioni mobile, applicazioni web, dispositivi, telegram, slack, eccetera, e hanno un obiettivo di eh, focalizzarsi sulla semplicità e l'astrazione, quindi non richiedere nessuna conoscenza specifica di processamento del linguaggio naturale, quindi non richiedere di sapere come si fa il processamento del linguaggio naturale da un punto di vista algoritmico, per esempio. E ci sono due tipi principali di piattaforme conversazionali. Ci sono quelle che sono estensioni di un prodotto e quelle che sono servizi eh, indipendenti. Le estensioni di un prodotto richiedono necessariamente il prodotto per funzionare, software e o hardware. Per esempio, le skill per l'Amazon Eco richiedono di avere l'Amazon Eco a casa, mh? altrimenti non funzionano. E... E altrimenti ci sono i servizi invece stand alone che sono una serie di utilità per creare delle interfacce conversazionali in una piattaforma che poi eventualmente possono essere integrate anche all'interno di molteplici prodotti. E allora per citarne tre, Dialogflow è il prodotto di Google, eh, IBM, ha tutta una suite all'interno di Watson per fare la parte conversazionale. Microsoft ha LUIS per fare solo la parte conversazionale all'interno della sua offerta cloud, Amazon ha la sua piattaforma cloud diversa da quella di Alexa per fare questo tipo di operazioni in maniera general purpose, quindi non legate a un specifico prodotto, e poi c'è anche per esempio Rasa, che è un prodotto open source, non cloud, e c'è anche la versione commerciale, Invece, basata sul cloud con servizi a pagamento, eccetera. Alcune di queste piattaforme sono gratuite per un certo utilizzo, altre sono invece a pagamento. E Rasa, per esempio, è open source, quindi c'è anche la versione che potete scaricare, installare sul vostro computer e gestire in maniera autonoma, senza cloud, senza niente, perché gira tutto sul eh, computer. E Dialogflow invece ha una versione gratuita, ma è cloud eh, perché è proprietaria. E giusto per citare Rasa, e Rasa è la versione open source. Poi su rasa.com c'è anche la versione commerciale, eccetera, a pagamento. E la versione open source si può prendere dal sito rasa.community, ed è appunto un framework open source da scaricare e gestire interamente, disponibile solo per Python. Quindi Python, tra l'altro, da 3.10 in poi. Però è un'alternativa open source a. A tutto questo e, e funzionalmente è funzionalmente e praticamente identica a Dialogflow, che invece è il prodotto Google dal 2016, ma non è sempre stato. Prima si chiamava API.ai ed era una startup che sei anni dopo è stata comprata da Google. Che ha cambiato nome e l'ha chiamata Dialogflow. E ci sono oggi, oggi ci sono due versioni: c'è cioè una versione che si chiama S e una versione che si chiama CX. E quella S è quella base, eh, che è quella che useremo, ed è quella anche che ha un, un layer gratuito per operazioni semplici, come quelle che faremo noi. La CX, invece, è quella più complicata, più complessa, permette di fare molte più cose, permette di avere molti più livelli di, di dettaglio, di configurazione, eccetera, ed è a pagamento. E, entrambe supportano molteplici linguaggi, incluso l'italiano, e hanno anche. Ehm, sia delle API e sia degli SDK ufficiali e mantenuti da Google. E in particolare vedete che eh, ci sono su vari... tanti linguaggi, da, da C++ a Ruby, passando anche per Python, che è poi invece la libreria che useremo noi oggi. Però se uno volesse utilizzarla mentre Rasa è disponibile solo con SDK Python, punto, eh, se uno volesse fare qualcosa in JavaScript potrebbe utilizzando Dialogflow perché esiste un SDK e se uno volesse usare un altro linguaggio non compreso qui ci sono comunque le API per poterlo fare ovviamente bisogna fare più, più lavoro a mano però eh, si può utilizzare più, più linguaggi di programmazione eh, noi useremo Dialogflow perché è più facile non c'è niente da installare c'è solo da configurare al netto dell'SDK e di alcune operazioni particolari eh, però prima di farlo vediamo due definizioni che poi ci servono su Dialogflow eh, Dialogflow struttura ogni applicazione come fate e lo chiama agente che è l'agente conversazionale l'agente è un contenitore di entità e di intenti dove l'intento, l'intent è il mapping tra quello che la persona dice all'agente conversazionale e l'azione o la risposta che l'agente conversazionale dà quindi è eh, quello che l'utente dice è com'è il meteo e la, la risposta è oggi c'è il sole. Questo è l'intent, il contesto in cui si colloca una parte della conversazione. è un intent è composto da esempi di frase che la persona dice, quindi esempi proprio di frase, una eventuale azione, se c'è, e una risposta. quindi nel caso di un meteo sarà una serie di frasi per chiedere il meteo e una serie di risposte per dare la risposta del meteo. E ci sono anche, in dialogo ci sono anche degli intent già preconfezionati che si possono utilizzare, per esempio quello che dice per i saluti, ciao, come va, eccetera, è già fatto, non bisogna rifarlo. Quindi alcune cose sono già pronte, basta solo abilitarle. E così come c'è l'intent che si chiama di fallback, cioè quando non... Eh, si riconosce la conversazione, il pezzo di conversazione automaticamente vi risponde: Non ho capito, puoi ripetere. E varianti di queste frasi. E questo è già di default. Eh, Le entità invece rappresentano i concetti e servono per estrarre i parametri dagli input del linguaggio naturale. Dialogflow flow: qual è il meteo a Milano? Milano è un'entità. E l'entità di Milano è città. Quindi, quando io metto la frase, do, qual è il meteo a Milano come esempio, posso dire che Milano è l'entità città, e quindi Dialogflow, ogni volta che troverà una frase che è qual è il meteo a luogo, dove luogo è una città, saprà che si sta parlando di quell'intent specifico, e quindi che si sta parlando del meteo e non di altro. E Dialogflow ha già una serie di entità fatte. Per esempio, le città sono già pro pronte, le città del mondo sono già pronte, e, ma si possono anche creare entità personalizzate, mh, e, e si creano le entità solo proprio concetti che richiedono, mh, come è scritto qui, actionable data, cioè che richiedono di essere trasformati in parametri, mh, che richiedono di poter cambiare da una fase all'altra la città, il luogo. Il genere musicale, l'artista, eccetera. Qualcosa che è una collezione di oggetti, non per qual è il tempo A, qual è il meteo A. Questi pezzi di frase non sono entità, perché sono fisse frase per frase. Eh, a questo indirizzo c'è la soluzione, di quello che faremo adesso. Quindi lì c'è tutto quello che. quasi tutto quello che serve per. Fare un agente conversazionale col meteo, quindi in cui potete chiedere finto, meteo finto, non parla con un servizio di meteo vero. Quindi vi risponderà sempre che c'è il sole, qualunque città vediate, qualunque giorno vediate. È finto, però fa quello che deve fare. E, e ha sia sì, una parte configurata su Dialogflow, che c'è uno zip in questo progetto, che è una parte che si può importare su Dialogflow, che è quella che adesso andremo a fare insieme. E c'è sia, eh, c'è un web server in Python e ci sono delle pagine semplicissime in HTML e JavaScript per gestire la parte di speech to text e text to speech. Che se non vi serve, basta ignorarle e usare solo Dialogflow. E usa la versione 2 della libreria di Dialogflow che è l'ultima disponibile. E esisteva anche una versione 1, per cui se cercate su Google dovete stare attenti eh, a guardare la versione 2 e non la versione 1. Ok? Quindi lì c'è la soluzione di tutto e quello che c'è, quello che manca in questa, possiamo aprirla, quello che manca in questo progetto, vedete, è un, c'è anche un po' di readme, c'è questo app.py che è praticamente l'intera applicazione, l'intero web server, dentro template c'è la pagina HTML, ce n'è una sola. È strutturata come una chat. E dentro Static c'è un po' di CSS, c'è il JavaScript per fare speech-to-text e text-to-speech, principalmente. E i requirements sono tutte le dipendenze Python che servono. E questo weather agent è l'agente che viene scaricato da Dialogflow e che si può reimportare in Dialogflow. Quello che manca qui, che non posso mettere, è quello che dice genera una service key da Google e inseriscila nel progetto come un file che si chiama clientsecret.json, perché questo è legato al mio account di Google, a una istanza specifica di Dialogflow, quindi non posso metterla su GitHub. Ognuno deve generarla propria, ma adesso lo generiamo perché partiamo da un progetto senza la parte Python. Il progetto che avete su... Ehm, e questo non ci serve più. Il progetto che avete su... Beh, poi in queste slide ci sono un po' di reference tra quella documentazione e la documentazione della libreria Python. Mm? Se servisse. E altre slide del 2019. È un esempio più complicato in realtà che c'è in, queste... in queste slide in cui c'era il collegamento anche con la parte meteo, con un con open weather map. Mm? Eh, che però adesso le API sono diventate a pagamento e quindi prima erano gratis e quindi non possiamo più farlo. Eh, senza spendere eh, in realtà c'è un certo limite gratis ma eh, sono cambiato un po' eh, comunque qui c'è un esempio un po' più complicato ma quello che facciamo oggi è, è sufficiente a un certo punto noi andremo a prendere la risposta che ci dà Dialogflow per visualizzarla nella nostra interfaccia e invece di prendere la risposta che ci dà Dialogflow lì è il momento nel codice in cui dovete andare a fare le vostre cose fosse il meteo andare a chiedere a un servizio meteo qual è il meteo prenderlo e darlo nella risposta quindi in quel punto del codice che vedremo è dove eh, potete manipolare le informazioni che vi servono e, quindi queste non ci servono più questo neanche questa c'è la soluzione in un certo senso quello che faremo oggi quello che facciamo adesso ehm, è prima di tutto dialog flow allora dialog flow Fatemelo mettere tutto a schermo. Dialogflow.com vi porta in realtà alla documentazione. Che vi dice che ci sono due versioni, la S, la CX, eccetera. E cliccando sulla S dovreste anche andare al bottone che vi porta alla console che è Dialogflow vero e proprio. Quindi, cliccando sulla console, vi chiede di fare login con Google. Con uno degli account Google che avete, se ne avete più di uno, se no, usa quello che avete. E beh, a me apre già eh, un agente, a voi non dovrebbe, eh, ma diamo un'occhiata a che cosa c'è qui. Allora, in questo in menu c'è il nome dell'agente che avete creato se, se lo avete. Poi avrete gli intent mh? di quell'agente, le entità personalizzate che avete creato all'interno dell'agente, quindi non quelle di default. Poi c'è questa parte di knowledge che è una feature beta da abilitare. C'è questa cosa che si chiama fulfillment. Che è quello che abiliteremo qui, abilitato. Eh, questo è il progetto che avete su GitHub, quindi mh, ieri l'ho provato per, per sistemarlo con l'ultima versione dell'API. E mh, questo fulfillment è quello che mette in collegamento la versione cloud col vostro progetto, che gira da qualche altra parte, non sul cloud di Google. Quindi serve una URL con un API da chiamare sul vostro progetto per passare le informazioni. Tra voi e, e lui, e le integrazioni sono integrazioni one click per, per esempio, voi potete creare eh, qualcosa in Dialogflow e poi farlo diventare un bot Telegram. Allora, qui vi, mette, vi dà le istruzioni per mettere in collegamento il bot di Telegram con il cloud di eh, Dialogflow o Slack o anche una web demo, quindi una demo, un'interfaccia direttamente qui in cui potete provare direttamente da, da qui la vostra eh, applicazione eh, con Dialogflow, mh? per esempio, per esempio questa è, è per esempio la demo web, vedete, solo è una chat in cui io posso scrivere qualcosa e mi dà una risposta, mh? provando il vostro agente, in questo caso se gli chiedo qual è il meteo, in Milano credo che mi dia errore, no? Perché non si collega, al... mi dice che sarà solleggiato perché usa la versione di Dialogflow, quindi quella statica. Mentre se io gli chiedo qualcosa che non ha a che fare col meteo, per um... okay. brava. Mi dice, non lo so, puoi rifrasarlo perché lui sa parlare di ciao come va eccetera e sa parlare del meteo. Buon, se volete farlo parlare del tempo, dovete dargli un intent che parli del tempo, altrimenti è fuori dalla conversazione. E qui funziona anche la parte di speech to text ed è una interfaccia di demo, di prova per provare tutto, se servisse, ed è nell'integration. Eh, dopodiché ci sono altre ehm, opzioni, per esempio Training vi fa vedere tutte le interazioni che sono state fatte con l'agente conversazionale che avete attivato. Per esempio, questa è l'O3, quella di oggi, in cui vi dice che cosa è stato chiesto e qual è l'intent che è stato fatto il match. Quindi, l'intent è quello di default, di welcome, qual è il meteo a Milano, era l'intent sul meteo che è quello che abbiamo creato noi. E quale tempo è? Non c'è un intent perché non... E da qui potremmo dire, no, guarda, hai sbagliato. Che tempo è? È in realtà l'intent del meteo. Che ore sono? È l'intent del meteo o l'intent X, che magari lui non ha preso eh, di default. Quindi migliorare il training attraverso questa... insegnando alla piattaforma che quella frase in realtà era di un intent che abbiamo creato. Nel caso fosse davvero così. E, e ci sono anche tutte le prove che, che compaiono e insieme alla history ci sono un po' più di analytics ci sono anche degli agenti pre-confezionati per esempio per convertire le currency per le date eccetera eccetera questi sono agenti interi con il loro intent e poi c'è quello che vi dicevo prima lo small talk che eh, si può abilitare che vi permette di avere una serie di intent una serie di serie conversazioni eh, generiche mh? Quindi sulla gente, di cortesia, sulle emozioni, eh, sugli utenti, di conferma, e voi potete mh, eh, dare una risposta anche personalizzata. Per esempio, se uno vi dice dammi un abbraccio, mh, la gente può rispondere qualcosa. Mh? Però ci sono già una serie di domande, di input predefiniti, da cui potete, eh, oppure per conferma, sì, no, eccetera, eh, da cui potete partire se servisse. Ok, e poi c'è un link alla documentazione. Quindi la prima cosa che facciamo è creare un nuovo agente. Allora, per creare un nuovo agente, ci chiede il nome dell'agente, il nome interno. Possiamo chiamarlo Weather. Non così. per esempio, ma è un nome, potete mettere quello che volete, A weather agent, potete scegliere il linguaggio tra tutti i linguaggi che supporta, quindi se vi serve l'italiano potete selezionare l'italiano o il francese o quello che volete, lo lasciamo in inglese per ora, vi chiede qual è il time zone di default per calcolare i tempi, le ore, le date lasciamo quello nostro, dato che siamo qui. Eh, vi chiede di creare un nuovo progetto di Google e dovete farlo, o assegnargliene uno se già esiste, in questo caso non esiste, e poi volendo si può impostare come un mega agente che, che mette insieme molteplici agenti in uno solo, quindi invece di avere un agente con tanti intent, potete avere tanti agenti, ognuno con il suo intent raggruppato in un mega agente. Mm? Per ora ce ne basta uno solo di agente. E basta. A quel punto, premendo su Crea e aspettando. Ci crea un nuovo agente e lo vedete dal nome, che, che è il nome dell'agente che avete selezionato, e vi porta alla pagina degli intent, dove ci sono già due intent, quello di default, welcome, quello che gestisce i ciao, buongiorno, buonasera, buonanotte, e quello di fallback, che è tutti gli intent che non riconosco finiscono qui, tutte le cose che non riconosco finiscono qui. E aprendo un agente possiamo vedere che, aprendo un intent possiamo vedere che ha alcune proprietà. Allora partiamo dalle cose essenziali. La prima cosa essenziale sono le frasi di training. Cioè le frasi che la persona dovrebbe scrivere per parlare di un certo argomento. E qui ci sono quelle di default. Quindi finché è un qualcosa che assomiglia a queste, lui sa che stiamo parlando di questo intent specifico. La seconda cosa è eventuali parametri o azioni, in questo caso non ci sono parametri, perché è solo ciao, buongiorno, buonasera, non c'è niente di particolare, e le risposte. Le risposte che sono di default, quindi sempre le stesse, e sono queste quattro, in questo caso. Quindi la gente risponderà sempre una di queste quattro cose prendendone una a caso. Dopodiché ci sono altri due parametri, uno, altri due parti di questo intent, uno che si chiama eventi, che è un modo per far partire questo intent anche senza la eh, persona che scrive qualcosa. Quando voi attivate un bot su Telegram vi arriva subito un messaggio. No? In genere. Ecco questo subito un messaggio è perché Telegram riceve un evento che è quello di attivazione del bot. Anche, anche il bot di Telegram non parte finché non riceve o una risposta, o una frase dalla persona o un, un evento, un comando. Il comando di avvio del bot è l'equivalente di questo evento. Quindi questo. Eh, welcome intent. Se voi lo fate diventare un bot di Telegram, quando lanciate il bot è come se scriveste hello o hi o qualcosa del genere, e quindi vi risponde subito: Greetings. Quindi questo evento è in alternativa alle frasi. Può esserci o non esserci, può essercene più di uno, anche, anche più di uno. In questo caso, questo welcome è l'attivazione del bot su Telegram o l'equivalente su altre piattaforme. E poi un'altra cosa che c'è e che, eh, che noi non useremo, ma che si può utilizzare se servisse, è il concetto di contesto. Il contesto sono come variabili globali. Quindi voi potete inserire. Immaginate che io. Immaginate che io eh, facciamo un bot in cui chiedo eh, come ti chiami. E poi vogliamo che nelle risposte ci sia sempre il nome della persona. Quindi vogliamo ricordarci, vogliamo che il bot si ricordi il nome. Quindi avremo un intent che è presentazione, che chiederà come ti chiami, prendiamo il nome della persona e lo memorizziamo in un contesto, un contesto di output, in una variabile che finirà nel contesto. Lo diamo come contesto di output, quindi esportiamo il nome della persona verso altri intent e quando poi ci servirà in un altro intent recuperare il nome, mettiamo il nome. Della variabile in cui abbiamo memorizzato il nome della persona come input, e a quel punto possiamo utilizzarlo nelle risposte che quell'altro intent darà. Quindi possiamo passare un, un parametro, un'informazione da un intent a un altro. E quando si imposta un contesto, vi chiede anche quanto è lunga la vita del contesto. Quindi dura solo un intent, quindi può essere passato solo una volta e poi viene perso, oppure dura cinque intent, quindi può essere esportato e importato cinque volte e così via. Quindi questo vi serve se vi serve a portarvi dietro un'informazione tra più intent. Se avete un intent solo, come nel nostro caso, non c'è questo bisogno. E allo stesso modo, quando, se torniamo alla pagina degli intent, si possono anche creare, vedete qui, che dice aggiungi un intent di follow up. Questo aggiungi un intent di follow up è un intent che è collegato a un intent specifico. quindi eh, se vogliamo di chiedere qual è il nome e subito dopo chiedere qual è il meteo, possiamo dire che il meteo è un intent di follow up rispetto al nome in modo che siano collegati in una catena di conversazioni. Proprio perché l'intent è solo una domanda e una risposta, con eventuali eh, domande per riempire i parametri. Però è una domanda e una risposta. Quindi, se noi abbiamo una conversazione più lunga in cui abbiamo una domanda, una risposta, e poi un'altra domanda, un'altra risposta, eccetera, dobbiamo collegare necessariamente gli intent tra di loro. E quindi possiamo farlo attraverso questo add follow up intent che usa il meccanismo del context per passare le informazioni tra un intent all'altro se servisse. E poi si possono cancellare gli intent, eccetera. E infine di qui su quest'altro lato c'è una chat. In cui si può provare la gente che avete appena fatto, quindi senza scrivere niente. Quindi, se qui scriviamo lo lui vi dà quello che la persona ha detto, quindi quello che ho scritto, che è finito. Scusate, che è finito nell'intent di risposta di default, qual è la risposta che, scusate, qual è la risposta che ha dato? Quella di default, e vi dà poi informazioni del tipo l'intent qual è, qual è l'intent che ha fatto il match, il default welcome intent, e se c'è un'azione. In questo caso quella di default input welcome, e addirittura un, uno, uno score di sentimento che può servire o no. E su questo diagnostic info vi fa vedere, se siete curiosi, il, la risposta che una vostra applicazione riceverebbe dalle API, dalle SDK, per quello stesso comando, in cui nel query text c'è la frase che la persona ha scritto e nel fulfillment text c'è la risposta che l'agente ha prodotto. E l'intent è il default welcome intent il linguaggio è l'inglese eccetera eccetera quindi tutte le informazioni che vi riassume lì sono anche visualizzate qui in json se volete vederle ok a questo punto creiamo un intent sul meteo aggiungiamo delle frasi di training allora, che frasi aggiungiamo? Eh, per avere una un discreto training ci servono almeno 6-8 frasi. Con meno potrebbe non funzionare bene. Ok? Quindi ci abbiamo bisogno di 6-8 modi per chiedere il meteo. Quindi, cosa scriviamo? What's the weather like? Invio. Poi, qui dobbiamo fornire esempi di possibili domande sul meteo. Quindi questa è generica, non ha luogo, non ha niente. Se noi vogliamo anche introdurre il luogo, dovremmo chiedere, per esempio, eh, qual è, what's the weather uh, in New York? Sono esempi. E in questo caso abbiamo aggiunto una città. Selezionando la città, selezionando una qualunque frase, vi permette di scegliere una delle entità disponibili. Quindi New York sappiamo essere una città. Quindi possiamo selezionare questa entità che è Geocity. Se fosse una città, se fossimo interessati solo alle città americane, statunitensi avremmo un GeoCity US e anche uno per il Regno Unito, ma dato che queste qua noi vorremmo un meteo generale, non solo per gli Stati Uniti o per la Gran Bretagna, abbiamo un GeoCity generale. Quindi New York, vedete, diventa giallo, ha un parametro che si chiama GeoCity a questo punto che ha un valore che in questo esempio è New York. Questo vuol dire che se noi chiediamo qual è il meteo in Qualcos'altro, questo qualcos'altro verrà in prima battuta associato a una città. E se è una città si proseguirà. Quindi continuiamo l'addestramento. Altre premiamo invio, altra frase. Diversa possibilmente. Potremmo chiedere is it going to rain? che è un modo comunque di chiedere il meteo. Eh, oppure, tell me the weather in Mina e selezioniamo Geocity. Um, <coughs> e ne abbiamo messe una due tre quattro ancora almeno due altri modi per chiedere il tempo ma vogliamo fare anche distinzione del di tempo facciamo anche distinzione del tempo quindi eh, qual è what is the weather uh, in uh, Rome today dove rom sarà una geocity e today sarà dataim include anche il tempo possiamo usare solo date perché quindi qual è il metodo fra un'ora lo escludiamo perché ora alle 4 del pomeriggio è time non è date e mh? marchiamo oggi come eh, date e quindi avremo due parametri da questo momento in poi, una che è la città e una che è la data. Invio. E mettiamone ancora una, tipo will it be sunny uh, today, uh, tomorrow, e tomorrow è di nuovo date. E primo invio. E ne abbiamo uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Potrebbero bastarci. La documentazione dice almeno sei otto. Quindi per essere sicuri, dovremmo mettere una decina, dovremmo stare poi sulla parte di. E man mano che lo usiamo, comunque ci possiamo accorgere se mancano delle espressioni e aggiungerle. Ok? Quindi adesso abbiamo queste espressioni che sono. 6 nel nostro caso, aggiungiamo delle risposte e poi pensiamo dopo ai parametri. Allora, le risposte, mettiamo le statiche, no, eh, un attimo prima, eh, vedete che le due parametri che abbiamo aggiunto, se voi abilitate la parte azione parametri, sono diventati, hanno riempito questa tabella con un nome del parametro e il tipo di entità. E c'è anche un valore, che è dollaro, il nome del parametro. E poi potete dire se questo è una lista oppure no. Nel nostro caso non è una lista perché è un solo termine. E potete dire se è un parametro obbligatorio o meno. Quello che diciamo prima, assumiamo che quando manca è la città attuale oppure vogliamo chiedere qual è la città. Allora, se noi volessimo, per esempio, chiedere qual è la città, cioè obbligare la presenza di una città nella frase, potremmo mettere come parametro obbligatorio. Solo la città, non la data. Se mettiamo come parametro obbligatorio, ci compare una nuova colonna che è definisci i prompt, cioè definisci se manca la città, cosa ti chiedo? Qual è la frase che devo fare per riempire questo parametro? E allora, se noi schiacciamo su define prompt, potremo per esempio scrivere where. E qui ne basta uno. Se vogliamo metterne più di uno, lui prende a caso uno di questi. Quindi mettiamo solo where, facciamo close e quindi c'è un prompt che è where. Quindi in teoria, quando scriveremo qual è il meteo, lui ci chiederà dove, mentre non ci chiederà niente per la data perché abbiamo detto che non è obbligatoria. A questo punto andiamo alle risposte. Allora, quali sono le risposte di default in prima battuta che possiamo dare? Possiamo dire it will be sunny. Quindi una risposta generica. O potremmo dire it will be sunny in luogo. Qual è il meteo a Torino? Qual è il meteo a Milano? Sarà soleggiato a Milano. Come facciamo a dire Milano? Usiamo il nome del parametro, questo value scritto nella tabella sopra. Quindi in dollaro Geocity. Questo ci riempirà la frase con la città giusta, quella che è stata indicata. E possiamo anche scrivere, per esempio, in eh, Geocity, eh, will be cloudy mm? dollaro date. Quindi quando manca la data, lui non metterà niente. Oppure dovremmo noi fornirgli una data, da codice, per esempio. E poi possiamo aggiungere altre varianti, e lui ne prenderà una caso di queste come per i saluti. Guarda, ma in, in questo caso, se appunto, la variabile data non c'è, cioè non scrive nulla, quindi dirà, si fermerà a Claudi e poi non si dice nulla. O la esclude? Adesso lo, lo proviamo, ma dovrebbe fermarsi lì dovrebbe non scrivere nulla. Infatti, se fosse in mezzo a una frase. In questo caso non ci dà un grosso problema, no? Perché in città sarà nuvoloso, non c'è neanche il punto. Quindi eh, se fosse data virgola in città, vedremo virgola in città, e quindi quello sarebbe più problematico, no? Ok, poi possiamo dire che questo intent è la fine di una conversazione, mh, se volessimo, e poi c'è questa parte di fulfillment che è quella che permette di collegare. Mh, allora, se voi ricordate, prima che lo visto JSON, la risposta lo chiamava fulfillment text. Questo fulfillment è la risposta che in questo caso è statica. Però se noi facessimo un vero chatbot per il meteo andremo a chiedere le previsioni a qualcuno. E quindi poi dovremmo prendere la risposta di questo qualcuno e metterla in formato testuale per fornirla indietro al Dialogflow in modo che possa visualizzarla. Se per esempio usiamo il test, la demo che ha, che ha a disposizione. Questo qualcosa è il fulfillment, è le informazioni che andiamo a riempire eh, per formare le frasi. Quindi adesso abbiamo le frasi statiche qui. Mh? Se noi avessimo un'applicazione Meteo queste risposte sarebbero vuote e la risposta sarebbe il codice Python, nel nostro caso, che comporrebbe la frase e manderebbe la risposta indietro. Mh? Però intanto proviamo questo che almeno funziona senza Python, senza niente. Quindi eh, dobbiamo poi dare un nome all'intent, chiamiamolo Ask Waiter, E dobbiamo premere salva, se no non funziona. Ora vedete, non so se lo vedete, ma qui vi compare intent salvato e poi compare agent training started. Quando sparisce vedi agent training completed. Quando questo e completed si può iniziare a provare se, la, se il tre se la gente funziona fino a che non è completato potrebbe non funzionare correttamente quindi se noi qui proviamo e chiediamo qual è il te, il meteo in mettiamo una città mettiamo per provare una città che abbiamo già messo quindi milano e premiamo invio lui non riesce per esempio a trovarlo. Quindi riproviamo con una frase che abbiamo esattamente messo. Quindi, What's the weather in New York? E vedete che continua a non funzionare. Perché continua a funzionare? salvato. Okay. ok. Dopo aver risalvato se chiediamo in questo caso qual è il meteo di New York, ci dirà sarà soleggiato in New York, quindi riprende il nome della città, da la frase alla risposta. Ci dice che l'intent è quello che abbiamo appena creato, che è quello che volevamo. Ci dice quali sono i parametri quali sono i loro valori, quindi date non c'è, infatti manca il valore, e GeoCity è New York, ma lo vediamo nella risposta. E vabbè, il sentiment non importa. Quindi potremmo provare con. Tell me the weather in Dubai. E risponderà ancora, it will be sun in Dubai. E tell me the weather in Rome tomorrow, così proviamo se la parte di eh, luogo viene data, viene riempito. E in questo caso, ecco, quel date viene convertito in... Non tomorrow, ma viene convertita in 18 marzo 2023. Che è domani. L'intento è quello e la data è la data a mezzanotte del nostro ehm, fuso orario. E se chiediamo: What's the weather senza città? dovremmo aspettarci una risposta. Infatti, ci risponde dove. E vedete che compaiono dei contesti, che sono gli stessi contesti che potremmo implementare noi, ma questi sono quelli di sistema, perché ovviamente intercetta che manca un parametro, che è il parametro geocity, e quindi vuole le informazioni per riempire quel parametro, ma l'intent è ancora quello corretto, perché siamo sempre nell'intent a i parametri sono vuoti, perché manca la città. Quindi se noi adesso rispondiamo Roma... ci dà la risposta al termine del processo, dicendo che sarà soleggiato in città, in Roma. Sempre l'intento giusto, i parametri questa volta saranno riempiti, e eccetera. E questa è la configurazione in dialogo. Volete fare un altro intent, stessa cosa. Frasi d'esempio, taggando l'entità e definendo quali sono i parametri obbligatori e quali non lo sono, e le eventuali risposte ok quindi se noi adesso andiamo per esempio nella demo e, e in sotto integration possiamo utilizzarlo allo stesso modo di prima E vedete che se al dove per esempio rispondo in città invece che solo il nome della città comunque funziona perché riesce a riconoscere, ha bisogno che in quella frase ci sia una città. Quindi se anche c'è una particella prima in, at, on, eccetera, oh, riesce comunque a riconoscere la città. E se inseriamo invece qualcosa che non è una città, lui mi richiede, dove? Perché non riesce a riempire quel parametro. Perché domani non è una città, né in italiano né in inglese. Quindi, se inserite una città, una città che non abbiamo ancora inserito, Firenze. E poi ecco, eh, GeoCity lo traduce nella versione inglese della città. Se volete c'è un geocity.original che vi dà il testo originale inserito dalla persona. Però dato che questo è tutto in inglese, ci sta anche che sia tutto in inglese. E questa è la parte di dialogflow. Quindi possiamo chiudere la demo. Ora, come colleghiamo la parte di dialogflow a Python? Allora, io avevo creato, e l'avete su WeBeep, We um, questo progetto Starter, che adesso apro, che è un pezzo del progetto che... Eh, che trovate su git, eh, in cui in questo app.py, eh, questo è un, appunto, un file Python che utilizza Flask come server web, come framework web per pubblicare delle pagine, e ha eh, nella root, quindi all'indirizzo del server web, ci sarà la pagina index.html, che è già presente sotto template che è una pagina HTML vera e propria, e che importa, vabbè, ha un po' di CSS e importa questo file JavaScript che è fatto per gestire tutta la parte vocale, e, utilizzando le funzioni del browser, che funziona molto bene in Chrome, e se avete Firefox o altri browser, dipende dalla versione di Firefox, perché queste API... Di, si chiama web speech e eh, sono sperimentali quindi chrome le implementa da anni eh, firefox aveva un supporto parziale quindi dipende da mm. che versione state usando e safari anche ha un supporto aveva un supporto parziale dipende da che versione state usando e questo è fatto per l'inglese mm, però basta cambiare il linguaggio e... e questo fa la parte di speech to text e text to speech quindi se noi adesso eh, in realtà se noi adesso faccio doppio clic su file HTML, in realtà funziona lo stesso. Vedete che apre una finestra che è bianca perché sotto c'è una parte di testo e qui c'è un bottone di un microfono, un mod di chat proprio. In cui io posso scrivere, per esempio, Hello. Oh no, there has been an internal server error. E lui in questo caso non, non funziona, non è collegato a Dialogflow, quindi, ovviamente, non prova a fare una chiamata, ma non funziona niente. E, Python prova a fare una chiamata ma non funziona niente e, e quindi mh, ci dà il risultato testuale ma anche parlato utilizzando queste speech API così come se io premo il microfono e do il permesso al browser posso parlare e lui a un certo punto quando stoppo il microfono scrive quello che ha capito in inglese quindi non so cosa scrivere adesso Niente. I hear you. Could you in questo caso non è riuscito a sentire. Però attivando il microfono mettendosi più vicino è l'equivalente dello scrivere. E, e parlando in inglese soprattutto. E, ok, quindi questa è, è l'applicazione, molto semplice. Sembra una chat, dove la parte grigia siamo noi che scriviamo e la parte blu è, è, il, è la gente che risponde. Ora, come lo colleghiamo a Dialogflow? Lo colleghiamo a Dialogflow in questa app.py, perché in questa app.py c'è questa che dice che quando questa applicazione web riceve una richiesta e ditemi se vi dico qualcosa che non, che non capite o non sapete. Quando riceve una richiesta POST. Sì? Ok. Riceve una richiesta POST a un indirizzo, che in questo caso è process, che è un indirizzo che ho deciso io. Potete chiamarlo come vi pare. Chiama questo metodo. Che fa qualcosa che adesso andiamo a scrivere. Perché una richiesta POST? Perché Dialogflow per collegarsi con un, qualunque parte eh, di codice scritta in Python o in altri linguaggi, ha bisogno di una richiesta post su HTTPS. Ok? Quindi la richiesta post è facile, basta farla così. HTTPS non è altrettanto facile. E dove glielo diciamo che deve collegarsi a process con una post? Ok? Hm? Che quindi quando qualcuno scrive qualcosa da qualche parte, questa richiesta deve ma essere mandata a Dialogflow che la processa e eventualmente genera una risposta, il WHERE, per esempio, la risposta deve essere rimandata a Dialogflow, eccetera. Lo diciamo nel codice qui che decidiamo tutte queste cose. E in Dialogflow andiamo nella parte che si chiama fulfillment. E in particolare Dialog Pro mette a disposizione due modi di fare il fulfillment. Se è, è semplice quello che dovete fare, potete attivare l'inline editor e scrivere qui codice, in questa parte qui, ma deve essere codice JavaScript. Altrimenti, se avete la vostra applicazione, che può essere più complessa, che può chiamare anche le, meteo, le API del Meteo, eccetera, dovete abilitare questo che si chiama Webhook. Questo web richiede obbligatoriamente una URL, che è quella che deve essere l'indirizzo del nostro server web. Mh? Su HTTPS. E a quell'indirizzo riceverà una post. Quindi qui scriveremmo, ma non scriviamo, un qualcosa tipo HTTP. Vabbè, localhost, non è giusto ovviamente, e slash process. Perché process è il metodo che è la URL che noi stiamo collegando nel nostro file Python e https perché https è la post di default e poi qui in questi requirement c'è scritto questa cosa qua che deve essere su https che deve essere un, una post e ci sono anche dei tempi entro cui deve ricevere una risposta nell'arco di secondi comunque quindi non può essere un processo troppo lungo prima di dare una risposta ok ora e lo chiedo agli informatici, soprattutto prima di tutto. Perché questo non posso scriverlo così? So, so. Localhost è un indirizzo P, no? È raggiungibile solo dal computer. No, sì, la... In locale, eh. localhost local è l'indirizzo P di che cosa? della mia macchina quindi questo localhost è l'indirizzo IP del server cloud su cui sta girando eh, Dialogflow quindi ovviamente non è il mio server web no? quindi se io lo lancio qua posso usare localhost perché sono sulla mia macchina il browser, il browser gira sulla mia macchina il server web gira sulla mia macchina è tutto sulla mia macchina ma questo non lo è quindi qui dobbiamo mettere un indirizzo IP che sia raggiungibile da internet o un indirizzo IP pubblico noi abbiamo un indirizzo IP pubblico? Ci sarà, se siamo collegati alla rete del Poli, ci sarà l'indirizzo pubblico del Poli, ma mai più lo possiamo mettere qui, perché poi prima che arrivi, la non arriverà mai la vostra macchina a quel messaggio. Quindi come facciamo? Qualcuno lo sa? Se no ve lo dico io. No, più facile. Usiamo un tool che bisogna scaricare, mi sono dimenticato di dire prima, che si chiama NGRock. EnGRock è un tool facilissimo, bisogna registrarsi, purtroppo. Una volta non era necessario registrarsi, adesso bisogna registrarsi, che fa praticamente mette in collegamento un qualunque indirizzo su una qualunque porta della vostra macchina e gli dà un indirizzo pubblico su HTTPS. Raggiungibile da dovunque su internet. Ed è gratis. C'è anche la versione a pagamento. La versione a pagamento vi permette di personalizzare l'indirizzo, vi permette di non cambiarlo mai nel, nei secoli, eccetera. Quello gratis, dopo un po', vi cambia indirizzo. Però, se uno deve fare una prova per un quarto d'ora, mezz'ora, eccetera, finché non lo spegne, funziona. Quando uno spegne NG-Rock, eh, eh, vi dà un altro indirizzo, quindi dovete cambiarlo su Dialogflow, l'indirizzo che vi dà. Quindi, se voi eh, lo, lo, lo scaricate da download, potete scaricarlo dove volete, cioè il download, si può scaricare lo zip, c'è cioè per tutti i sistemi operativi su Windows, eccetera, E con le varie istruzioni, si installa e alla fine vi dà... Da... è un file, è solo un file, niente di complicato da installare, è un file che però bisogna lanciare da, da prompt dei comandi da terminale. E... Lui cosa fa? Eh, fatemi solo aumentare lo zoom. Mm, Questo. Lui cosa fa? Ah. Se voi lo lanciate, lui vi dà una serie di istruzioni, ma quello che è da dire sono solo due cose: NGROc, che protocollo volete pubblicare HTTP, TCP, TCP, SSH, che protocollo e la porta locale a cui deve agganciarsi. Quindi, se noi abbiamo un server web sulla porta 5000, scriveremo NGrock HTTP 5000. Quindi per esempio http5000. Eh. A quel punto lui parte e vi dice che la porta http5000 è diventata questo indirizzo qui. https 81e1-131-175, eccetera.eu.energiroc.io Questo è un indirizzo... Generico, diverso per ogni volta che lo installate, che lo, lo fate partire, però collega sulla porta 80 HTTPS, vi dà un indirizzo sulla porta 80 su HTTPS che è collegato tramite un tunnel al vostro server web. Quindi pubblica il vostro server web su qualunque porta sta girando, in questo caso al 5000, su questo indirizzo che è raggiungibile da dovunque. Quindi, se dal cellulare sulla rete. 4G o 5G che avete, andando su quell'indirizzo, riuscite a raggiungere qualunque cosa che avete lanciato sul vostro computer in locale. E vi dice anche quali sono le connessioni che sono state fatte a quell'indirizzo. In questo momento non ce ne sono perché non abbiamo fatto niente. E poi con CTRL C si interrompe. E la volta dopo che lo lanciate vi dà un altro indirizzo. Quindi NG protocollo, porta. Quindi questo ci serve per configurare correttamente Dialogflow. Quindi qui andremo a inserire appena lo avremo quell'indirizzo. E qui prima di tutto dobbiamo installare tutti i requirement che ci servono, che sono un po' e quindi sono in quel file. Quindi ehm, fatemi creare un virtual environment prima. Now. E fatemelo attivare. Adesso non è necessario che ve lo facciate però. Okay? E poi con pip o pip3-r eh, install-r requirement.txt, che è quel file, lo installa tutti i requisiti che sono inclusi in quel file, che sono Dialogflow, Flask eh, e tutte le dipendenze di Dialogflow, dell'SDK di Dialogflow. che sono quelli scritti qui e che sono quelli indicati qui. Ok. L'altra cosa che ci serve è questo famoso file di eh, client secret di Google, che, poi qui ci torniamo dopo, possiamo scaricare andando nelle impostazioni dell'agente e schiacciando sul project id. Schiacciando sul project id, lui dovrebbe portarci sulla console del progetto nel cloud di Google. E tutto questo è registrato comunque, quindi se voi vi servisse rivederlo, eh, c'è il video. E, e eh, fatemi ricordare dov'è. Um, Finito. Allora, innanzitutto controlliamo che questo vede. Ok. Nei settings, credo. Eh no. Mm. Ok, sotto YAM, IAM, no. Ieri l'ho trovato subito, oggi non lo trovo più. Sotto Rolls, forse? No. Qui. Eh, qui adesso torniamo dove eravamo prima. Quindi ripartiamo da capo. Schiacciando su Project ID, sotto le settings, da questo menu, aspetta, adesso. Ok, eh, dovrebbe essere uguale qua. Sotto service account, uh -huh. sotto service account possiamo creare questa chiave che ci serve. Quindi possiamo dare un nome a questo service account, chiamiamolo dialog flow. Quindi sotto service account dentro le impostazioni, dialog flow. Dialog for Weather, così ci ricordiamo che è questo. E un ID, qualunque, una descrizione può anche essere vuota. Premiamo continua. Che ruolo dobbiamo dare a questo? Beh, questa, questa chiave dovrà servirci per accedere a Dialogflow. Solo a Dialogflow, non è che dobbiamo fare altro nella piattaforma Google. Quindi qui cerchiamo Dialogflow. Sotto la D. E come ruolo? Gli possiamo dare Dialogflow API admin o client admin. Ha più capacità. A noi ci basterebbe client che serve per chiamare tutti i metodi che ci servono per processare le frasi per prendere le risposte, eccetera. Se volete dargli più potere, l'admin se no basta il client. Continua. Utenti, solo l'utente è loggato, quindi non abbiamo problemi, non dobbiamo aggiungere niente, fatto. A questo punto ci crea questa nuova riga in questa tabella, dove ci dice non ci sono chiavi e nelle azioni possiamo fare gestisci chiavi e possiamo aggiungere una chiave nuova in formato JSON, quindi già tutto definito premere CREA lui la scarica lui la scarica noi possiamo andare a prendere la chiave che ha scaricato se vogliamo vederla la chiamiamo eh, client secret e la mettiamo nel nostro progetto mm. nel nostro progetto. Vedete che la chiave è una chiave privata collegata a questo progetto specifico con tutta la chiave che non ci interessa. Mm. Quindi, è, è la nostra, perché è collegata al progetto specifico che ognuno di noi ha. Sta lì, non ci serve eh, più l'importante che ci sia e andremo a chiamare questa chiave da questo metodo che adesso andiamo a scrivere. Quindi questo non ci serve più, la parte di cloud non ci serve più perché abbiamo già configurato tutto, ci serve solo poi dialogflow per la parte di eh, fulfillment. Quindi questo serve per configurare il tutto. Una volta che abbiamo configurato il tutto, cosa dobbiamo fare in questo metodo? Dobbiamo fare alcune cose dobbiamo prima di tutto creare una nuova sessione mm? usando la chiave che abbiamo appena scaricato, quindi autori autenticarci, autorizzare la, la, questa chiamata per Dialogflow. Mm? Dopodiché eh, dobbiamo preparare una nuova query di input, quella che scriveremo nella nostra chat, nella nostra pagina, tipo hello, ehm, con il testo, a quel punto mandare la richiesta e prendere la risposta da Dialogflow, E, e poi rispondere alla richiesta POST che riceviamo da fulfillment. Quindi, fulfillment. Quindi come creiamo una nuova sessione? Ehm. Ripeto, questo codice è già su, su GitHub, Noi, io lo sto solo ri, riprendendo qua, così se abbiamo problemi, dubbi, lo, lo vediamo subito. Eh, ci serve le credenziali prima di tutto, quindi facciamo una variabile che si chiama credential. Ehm, che <ride> crea un oggetto credential dal file che abbiamo appena. Ehm, Scaricato, quindi da quel client secret che eh, importando da googleout 2, importiamo service account, che è quello che ci serve per creare questo oggetto. E poi ci servirà anche da Google.cloud, che è una dipendenza che già abbiamo, importiamo Dialogflow. È tutto quello che ci serve a questo punto. Da quel service account c'è un metodo che si chiama credentials. C'è un oggetto che si chiama credential, che ha un metodo che si chiama from from service account file, che appunto gli diamo il nome del client, client, eh, eh, come l'abbiamo chiamato client secret. JSON, quindi creiamo questo oggetto credential. A quel punto dobbiamo creare una sessione da questo oggetto. Quindi creiamo un'altra variabile che chiamiamo la session client, dialogflow.session client e gli passiamo le credenziali. Credential uguale credential. Quindi creiamo le credenziali dal file le passiamo per creare una sessione per comunicare quei permessi giusti con con dialogflow e dobbiamo dire a dialogflow a quale agente stiamo parlando perché noi potremmo averne più di uno mh? autorizzato in quel punto e quindi possiamo dire session uguale session client che è l'oggetto di prima punto session path in cui dobbiamo fornire due parametri. Uno è l'ID del progetto di Dialogflow e uno è ehm, un, sì, un, un, un ID di sessione, che dovrebbe essere un numero, che in questo momento possiamo mettere 1, 2, 3, 4, 5, 6, dovrebbe essere un numero generato in maniera migliore di... Di così, che è l'ID che serve per finché questo, pro questo programma rimane attivo, questo ID viene sempre condiviso per gestire questa specifica sessione di lavoro. E qui bisogna mettere l'ID del progetto che andiamo a leggere, quello che abbiamo cliccato prima, che è nelle impostazioni, che è questo qua, weather agent, quindi il nome del progetto trattino qualcos'altro, che è nelle impostazioni su dialogflow. E qui abbiamo creato la sessione. A quel punto dobbiamo preparare la query, la domanda, che dobbiamo mandare a Dialogflow. Qual è il meteo, hello, eccetera. Quindi creiamo un oggetto da Dialogflow.textinput. E questo text input ha eh, due parametri obbligatori. Uno è il testo dobbiamo mandare, e uno è il linguaggio. Il testo che dobbiamo mandare lo prendiamo dal form della pagina HTML, quindi text uguale, e il form è un request.form eh, message, perché si chiama così nella pagina HTML, e il linguaggio, non so cosa sto scrivendo, E il linguaggio la lingua è eh, language code è n us perché avevamo impostato così l'applicazione web è impostata così sull'inglese quindi questo request.form è una richiesta che arriva dalla pagina html tramite javascript mh? a questo e quindi lo prendiamo da da qua e a questo punto creiamo il query input <ride> Sempre usando Dialogflow, quindi è tutto nel suo formato. Quindi creiamo un oggetto che abbia come testo quel text input di prima, quindi come contenuto il text input di prima. Quindi questo è per prendere il nostro hello, il nostro what's the weather, il nostro qualunque cosa dal nostro chat e mandarla a Dialogflow. Qui la mandiamo a Dialogflow. Ok. Eh, la mandiamo a Jalaphro con quel session client perché l'abbiamo creata. Punto detect intent. Questo session client ha vari metodi: ha il detect intent, il detect emotion, il detect altre cose. Noi vogliamo, data una risposta, capire qual è l'intent a cui fa il match, l'intent del meteo, per avere la risposta. Opportuna che può essere il dove, se manca la città, che può essere sarà soleggiato visto che abbiamo configurato le risposte, eccetera. Quindi quello che ci interessa è rilevare l'intent e questo detect intent vuole qual è la sessione e qual è la, il testo da mandargli, qual è la query input da mandargli. Quindi la sessione è quella di prima, eh, session e. Quindi qual è l'agente specifico che ci interessa e il query input è il query input che abbiamo appena creato. Quindi così mandiamo la risposta. Se volessimo potremmo per esempio stampare, eh, potremmo salvare innanzitutto la risposta che riceviamo da quella richiesta. Cosa ci sarà nella risposta? Ci sarà tutte le informazioni che vedevamo nella barra laterale destra del dialogo flow. Quindi l'intent, la risposta, tutte queste cose che apparivano qui. Quindi qui potremmo scrivere, per esempio, eh, response.queryresult.intent.displayname, che è... Uh, che è per esempio ask weather nel nostro caso oppure default uh, intent se fosse nell'o eccetera e dentro questo oggetto query result c'è praticamente tutto quello che ci può servire inclusi i parametri mh? quindi query c'è il valore del parametro della città se ci servisse la città per chiederlo a un medio e a quel punto possiamo in questo caso la risposta la gestisce Dialogflow, quindi non dobbiamo fare nient'altro, però se qui dovessimo chiedere il meteo sarebbe questo, il punto, riga 29, dove c'è questo print, riga 28-29, dove dobbiamo prendere il nome della città, fare una richiesta a un servizio meteo, prendere la risposta dal servizio meteo e ritornare la frase di risultato, che sarà, sarà soleggiato, piovoso, è, in città oggi. Quindi qui dove dovremmo prendere i dati e qui in questo return, return restituiamo la risposta a Dialogflow che può visualizzarla dovunque eh, ci sia una chat aperta. Se è attaccata a Telegram, lo vedremo su Telegram, per esempio. Quindi qui sarà un return response. Query result. Punto, fulfillment text. Dato che il testo del fulfillment ce lo dà. Dialogflow non dobbiamo fare altro che restituirgli lo stesso testo che ci ha già dato. Se dovessimo cambiarlo, faremmo query result.fulfillment text uguale un altro testo e poi torneremmo il risultato di quello. Ok? Quindi salvando questo lanciandolo. Quindi flask run quindi 127 001 5000, quindi e andando su ng -rock, dire che è un http 5000 e prendendo questo indirizzo che ng -rock ci dà e mettendolo in fulfillment sotto webhook slash process, quindi l'indirizzo che Ci ha dato NGRock slash process perché è quello che ci aspettiamo. Non abbiamo altri header. E salvando. Ok. E tornando. Ok, adesso l'abbiamo lanciato, quindi andando su questo indirizzo. 127 001 5000. Abbiamo la stessa cosa di prima, ma adesso. Hi, how are you doing? Prendiamo le risposte da NGO, da, da Dialogflow. Quindi, what's the weather in Milano? It will be in Milan. E se scriviamo invece, what's the weather? Where? ci chiede dove e se appunto scriviamo in, Rome. in questo caso sta prendendo sempre la prima delle due alternative però funziona come la chat che avevamo su Dialogflow ok questo è lo stesso codice che avete già su GitHub Oggi pomeriggio, se avete qualche domanda su questo, le guardiamo, altrimenti, come dicevo, lo usiamo per fare lavoro di gruppo in cui iniziate a progettare e se volete anche implementare questa prima parte sull'agente conversazionale per il vostro progetto ehm, che serve poi per, per, per superare il corso. Ok? Però noi siamo già fuori tempo e eh, quindi... Ci rivediamo, non qui, ma nell'altra aula alle due e un quarto, giusto? L'altra aula sarebbe questa? E questa qua a fianco, no? Questa che vedete qui di fianco. E ci rivediamo là alle due e un quarto per questi lavori di gruppo. E non sarà, come dicevo prima, in, in streaming, non sarà registrato. E poi questa registrazione la passo a Maristella, che non so bene dove la... Metterà però, mh, me la metterà a disposizione nel caso servisse. Ok? Sì, sì vai. Perché un pochettino si caricava nel blocco, quindi non si Lo facciamo dopo. Sì, dopo se abbiamo dei problemi individuali lo, lo facciamo, senza problemi. Tanto abbiamo quattro oggi pomeriggio, c'è tutto il tempo. Ok? E, se avete domande, mentre stacchiamo, spegniamo, eccetera, Potete farle, altrimenti ci vediamo oggi pomeriggio ad un quarto di là. Buon appetito!